Ormai manca pochissimo all'uscita di Deadpool 2. Andiamo quindi a conoscere meglio il personaggio di Cable e preparatevi perché si parlerà di viaggi nel tempo. Grande Joe! Cable, anche conosciuto come Nathan Summers, fa la sua prima apparizione nel 1986 in Uncanny X-Men 201. Ma la sua prima apparizione con il nome di Cable viene da New Mutants numero 87 del 1990. E se siete ancora con me, siete pronti allo spiegone. It's so boring! Nella sua apparizione del 1986, Nathan Summers è un bambino, figlio di Ciclope e Madeline Pryor, un clone di Jean Grey. Dopo la nascita del bambino si scopre che tutto ciò faceva parte di un elaborato piano di Mr. Sinister per far nascere un mutante abbastanza potente da contrastare Apocalisse. Vi ricordate di lui, no? Dopo varie avventure, tra le quali essere sacrificato per aprire un portale verso una sorta di limbo infernale pieno di demoni, il piccolo Nathan Summers viene rapito da Apocalisse che lo infetta con un virus tecno-organico. Il virus ucciderà lentamente il nostro Nathan. Così, preoccupato per il figlio, Ciclope decide di lasciarlo ad Ascani, non vogliamo approfondirla, che porterà il piccolo Summers 2000 anni avanti nel futuro, dove dovrebbe essere possibile curarlo da questo virus. In questo incredibile futuro, Ascani, temendo di non poter salvare il piccolo Nathan dalla malattia, crea un clone del ragazzo. Apocalisse, venendo a sapere di questa storia, rapisce per sbaglio il clone di Nathan e decide di crescerlo come un figlio. Una volta adulto, Nathan ha acquisito la capacità di bloccare il virus grazie alle sue abilità telepatiche e telecinetiche. Il suo clone, invece, decide di viaggiare indietro nel tempo per aiutare Apocalisse a conquistare il mondo. E così il valoroso Nathan Summers decide anche lui di tornare indietro nel tempo per contrastare i piani di Apocalisse e Strife, il suo clone. Tornando alla nostra epoca, con il nome di Cable formerà il team che tutti conosciamo come X-Force, con il quale vivrà moltissime avventure, per poi finire col creare un forte legame con il nostro caro Deadpool. Cable? Hey, man out of time! What are you doing here? We haven't seen him since our run in the comics together. Oh, I love reunions! Ma oltre ad avere uno stile estremamente anni 90, che cosa può fare il nostro Cable? Ha potenti abilità telecinetiche e telepatiche, può teletrasportarsi, grazie al virus ha la capacità di interagire con qualunque oggetto elettronico, e infine picchia molto forte, molto molto forte. Ah, e il suo occhio luccicante ha la vista di infrarossi, vi dicevo no, degli anni 90. Quindi gente, per questo breve video è tutto, ho dovuto riassumere moltissimo la storia di questo personaggio, ma tra viaggi nel tempo e cloni ogni approfondimento poteva risultare estremamente noioso, eccessivo e soprattutto complicato. Ora non ci resta che aspettare di scoprire come sarà la versione interpretata da Josh Brolin, io come sempre vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è stato utile e vi saluto, ciao a tutti!